3, 2, 1. Bene ragazzi, benvenuti al Partito dello Sport. E oggi siamo con il quindicesimo episodio della serie che sto facendo sul canale. Ovviamente chi non lo sapesse, chi si fosse iscritto deve sapere che cos'è questa serie, parli del calcio. Ma spiegate, cosa intende per bidoni? Per chi non lo sapesse, per bidoni si intendono i giocatori che hanno floppato con la squadra oppure ecco, hanno un stile talento semplicemente. Vi faccio qualche idea che ora oppure quando se avete visto gli otto episodi andate a vederli. Vi lascio il canale qui. Vabbè, lascio verde. Allora, prima di cominciare vorrei ringraziare gli iscritti al canale per il supporto che stanno dando questi giorni. Veramente, vi ringrazio tanto, vi ringrazio tanto, grazie mille ragazzi, grazie mille per il supporto che state dando. E adesso direi di cominciare. E allora, ci spostiamo nel 2015, stagione numero 14, 2015, famosa per la stagione in cui Barcellona ha cominciato il suo quinto titolo europeo della sua storia, cosa del genere. Bene, ma oggi non parliamo del Barcellona oggi, ma oggi parlo di Milano, come del sponda rossonera. Per chi non lo sapesse, il Milan è tra la squadra di flop, se è stata, faccio un esempio, come Ocho Neo, penso che sia statunitense, Paletta, Bertolacci, ma... Adesso parliamo di un attaccante spagnolo con il numero 9. E questo video parla anche un po' della maledizione al numero 9. Prima di cominciare a parlare, prima di parlare di Fernando Torres come nel Milan, video parlare della maledizione al numero 9. Per chi non lo sapesse, questa maledizione è famosissima nel calcio italiano, come definito il calcio tricolore. C'è infatti la rossonera al numero 9, la numero 9 rossonera, l'hanno usata tantissimi calciatori, l'hanno usata. Come faccio adesso Pippo Inzaghi, Van Basten, George Weah. E infatti ci sono tantissimi flop, ci sono Alessandro Matri, Alexander Pato, D'Alestro. Ma oggi per un inferno Torres, come ho detto prima. Siamo alla stagione 14, 2015. Fernando Torres arriva in prestito dall'Atletico, o dal Chelsea. In prestito con diritto di riscatto, cosa del genere, non lo so la formula, non me la ricordo. Quello non era il Milan di Pioli che conosciamo tutt'oggi, quello era il Milan di Pippo Inzaghi. Sapete il motivo perché la storia di Pippo Inzaghi è stato chiamato allenatore al Milan? Sapete perché? Perché siccome il Milanello cercavano di rompere la maledizione per esorcizzarla, pensavano di poterla spezzare nominando Pippo Inzaghi. Ah, ovviamente, prima di Pippo Inzaghi era chiamato Clarence Seedorf nel Milan. Tutti sappiamo poi com'è andata. Allora, Fernando Torres nella sua prima stagione al Milan segna un gol in 10 partite e rispecchiando esattamente l'annata di Inzaghi sulla panchina rossonera. C'è veramente. Poi vabbè, classico ritorno all'Atletico Madrid. Vabbè. Poi non si spera più Fernando Torres. C'è un inizio buono, poi buio. Mamma mia. Do un consiglio. Se il mio vi dà la numero 9, fate attenzione. E infatti il mio può stare tranquillo perché la numero 9 non c'è più nessuno, né Ibra, né Leao, né Rebic, cose del genere. È come un fantasma che gira per il Milanello. È un fantasma che gira per corridoi. Mi raccomando che qualcuno la indossi. E spero che il video vi sia piaciuto tantissimo. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E ci vediamo al prossimo video, bella ragazza!